tutti! In questo video vi farò vedere come creare 4 acconciature super facili, veloci e adattissime a queste feste in pochissimi minuti. Come vedete, quando faccio le onde non mantengo un ordine preciso, vado un po' a caso, separo con le dita proprio perché voglio mantenere un effetto volume senza tutto questo ordine. Dopo aver creato le mie onde super morbide, lascio raffreddare i capelli e poi spruzzo un bel po' di lacca. Poi apro questi boccoli con le dita. Con una piccola spazzola vado a tirare indietro questa parte immediatamente dopo il ciuffo, la parte del ciuffo. Se avete i capelli pesanti, io vi consiglio di cotonare leggermente la parte dietro. Ora con delle forcine andate a fermare la parte posteriore. Non importa essere molto precisi perché poi andrà coperta. Raccogliete altri capelli dei lati e fate la stessa cosa. Prendete questa sorta di banana, che in realtà serve per fare uno chignon, e la mettete subito sotto ciò che avete realizzato, fissandola con delle forcine aperte. Iniziate a prendere i vostri capelli, una ciocca alla volta, e a coprire questa sorta di banana. Se avete i capelli lunghi come i miei e vi restano queste ciocche qui che avanzano, basta prenderle e fissarle ai lati o sotto. E l'acconciatura è finita. Ai lati potete mollare un po' di capelli se volete, a me l'effetto piace tantissimo. È un'acconciatura che mi sembra super super romantica, mi piace un sacco e l'ho realizzata in circa 3 minuti. La seconda idea acconciatura, anche questa è super romantica, super facile e richiede un po' meno attrezzatura rispetto all'altra. Iniziamo facendo 2 trecce, una da ogni lato, a questa altezza. 2 trecce semplici, da tre parti. Prendo un po' di capelli da sotto la treccia e faccio una piccola coda dietro con queste 2 ciocche. Ora prendo ciocca a ciocca dietro e inizio ad arrotolarla nella mia codina. Quando avete finito tutto questo lavoro dietro, fissate con delle forcine. Prendo le mie trecce e vado ad arrotolare anche loro. Ed ecco qua, super semplice e velocissimo. Per la terza acconciatura vado a creare una riga di lato. Io scelgo di farla da questo lato e mi terrò tutti questi capelli, cioè il ciuffo più un altro po' di capelli, separati e me li fermo qui. Ora divido la mia testa a metà, in questo senso. Io ho tantissimi capelli, vi ricordo questo. Lascio questi capelli dove voglio perché in questo momento non mi servono. Tiro bene i capelli da questo lato e li vado a fermare con delle forcine. Li prendo, li tiro in questo modo e vado a fissarli arrotolandoli su se stessi. Dopodiché sciolgo quelli sopra e arrotolo anche loro. Invece questa parte qui che mi ero tenuta da parte vado a riprendere con il ferro.
Io ho ripreso i boccoli e ora vado a fissarli, quelli più lunghi dietro. E voilà! Come vedete è semplice, romantico e anche personalizzabile, perché potete decidere se avete i capelli più corti di tenerli arricciati nella parte anteriore senza tirare la parte più lunga dietro. Come ultima proposta voglio fare questo insieme di piccoli codini che daranno un effetto bellissimo. Per iniziare faccio un po' di volume nella parte alta della mia testa tenendomi sempre questo triangolo. Vado a fermare questa parte, inizio a prendere delle porzioni di capelli con le quali faccio dei codini e vado a passare la coda nella parte centrale dei capelli, in questo modo. Vado avanti così con tutta la testa. Ogni volta che faccio un'altra coda incorporo i capelli che avevo utilizzato per fare la precedente. Dopo aver fatto tutte le code, la parte finale la raccolgo. Davanti possiamo togliere queste forcine, perché ormai i capelli sono fermi. Tiro qualche ciocchetta qua e là. Ed ecco qua, anche questo è finito. Queste sono le mie 4 proposte di raccolti facilissimi da realizzare per queste feste. Spero che vi sia piaciuto il video, se è così mi raccomando un pollicino in su. Vi mando un bacione e ci vediamo super super presto. Ciao!